Ciao Ciurma Vegan e bentornati sul canale. Tante volte chi è vegetariano mi chiede come sostituire il formaggio, cioè in generale, anzi, la gente chiede a chi è vegan come sostituire il formaggio, vegetariani e non. Mi piace troppo la mozzarella sulla pizza, come la sostituisco? Dunque, quando sono diventata vegan, io alla voce alternativa vegetale al formaggio trovavi soltanto due cose online, nei libri, negli opuscoli, volantini, eccetera. Il tofu e il lievito alimentare in scaglie. Fine. E quindi poi fondamentalmente non c'era una mazza, o meglio in Italia, perché invece all'estero, anche all'epoca nel 2006, io mi seguivo un sacco di blog, siti su internet, mi ricordo con gli occhi a cuore, perché già all'estero all'epoca c'erano già molte alternative vegetali, devo dire, a differenza dell'Italia. Mentre invece ora ci sono una marea di alternative tra cui scegliere marche, forme, gusti, aromi, spalmabili, solidi, grattugiati. E io quindi sono veramente contentissima. Io magari vi metto qua sotto dei video vecchi che avevo fatto con i miei formaggi vegetali preferiti, che comunque sono sempre in aggiornamento perché ne escono praticamente ogni settimana, vedo sempre una nuova azienda che propone qualcosa di nuovo, no? E quindi non so, parto dal Gondino, che secondo me è uno dei più buoni, il Primavera di Vegan, Vegan Island, che secondo me è squisito, quelli fatti in casa, che anche lì me ne ho proposto qualcuno sul canale, ve li metto qua sotto, Violife, che propone una quantità di cose senza fine, di tutti i formati, a fette, grattugiato, a panetto, ce ne sono veramente di tutti i gusti. Quindi la cosa fantastica, grazie alla ricchissima offerta che si trova oggi sul mercato di formaggi vegetali, è proprio che in base a quello che voi volete cucinare, no? In base alla vostra ricetta preferita, non so, la pasta al forno, la pizza nel forno a legna o nel fornetto microscopico sfigato come il mio, il panino, il toast, in base a quello che voi dovete fare, avete veramente tantissimi formaggi vegetali tra cui scegliere. Essendo però vegani, sappiamo benissimo che sono due cose diverse. L'essere vegan e seguire un'alimentazione 100% vegetale, e questa cosa non può essere tralasciata. Perché allora, pensate al vostro interlocutore, ok? Il vostro interlocutore vegetariano, o magari nemmeno vegetariano, magari voi che state guardando questo video siete vegetariani o non siete nemmeno vegetariani, perfetto. Quanto vi piace la mozzarella sulla pizza? Tantissimo, non so, un sacco, da morire. Bene, noi diamo a questa persona che ci chiede come sostituire la mozzarella sulla pizza una sfilza di alternative vegetali presenti sul mercato, no? Lui su questi 10 formaggi che gli proponiamo ne trova 6-7 che trova buoni, ne trova 3-4 che gli piacciono da morire, tanto quanto la mozzarella, magari pure più della mozzarella, ok? Quindi questa persona si è fatta un bello shopping online, oppure ha trovato un negozio bello fornito, ne ha presi parecchi, ce l'ha tutti in casa, pian piano questi formaggi finiscono. E non ha avuto tempo di fare l'ordine online, e nel negozio sotto casa quel weekend non ci sono, quindi resta senza. Va al supermercato e trova la ricotta, la mozzarella, la Philadelphia, non so, li trova, sono tutti lì. Certo, i formaggi vegetali che gli sono stati consigliati gli sono piaciuti molto, ma sono semplicemente dei formaggi che gli sono piaciuti molto, come tanti altri, come anche quelli di origine animale. Quindi perché non prenderli? Perché magari non aggiungerci un gelato? Perché non prendere uno yogurt? Perché non aggiungere dei biscotti al burro? Gli sono stati consigliati dei buoni prodotti, dei buoni formaggi vegetali, che gli sono piaciuti, ma nient'altro. Nulla di più. Cioè, quando questa persona andrà al sabato sera con gli amici di sempre, con la comitiva, nel locale solito, nella pizzeria solita, storica, prenderà il menù, ci saranno una sfilza di pizze, tutte buonissime, una più buona dell'altra. Forse con una bella botta di fortuna, perché sappiamo è ancora abbastanza raro, magari questo locale ha l'alternativa del formaggio vegetale, per carità. Ma se così non fosse, ed è molto probabile, ci sono soltanto pizze con mozzarella. Perché non prenderla? Mi piace, formaggi vegetali non ce ne sono, mi prenderò la pizza con la mozzarella. Che problema c'è? Perché finché il punto focale delle nostre decisioni siamo noi stessi, la nostra pizza in pizzeria, la nostra merenda, il nostro aperitivo, la nostra spesa, la nostra comodità, no? Il nostro gusto, la nostra praticità nella nostra vita di tutti i giorni, inevitabilmente faremo sempre cose che rendono felici noi stessi. E questo è il motivo per cui, se qualcuno ci chiede, incuriosito dal veganismo, come sostituire il formaggio, sfoderare una lista ricca di alternative vegetali è
utile e positivo, ma non possiamo assolutamente limitarci solo a quello. Perché il veganismo non è una dieta e non è uno stile alimentare. Quello che dobbiamo raccontare è il motivo, è il perché decidiamo di non mangiare i formaggi fatti con il latte degli animali. Perché sennò sono chiacchiere da cucina, né più né meno, e la gente non sente, non capisce la profondità e la gravità del problema. E questo ve lo dico perché io nella vita vera, ma anche online, parlo sempre di questa cosa e vedo, cioè, tocco con mano, che la gente non ha idea della gravità del problema, ma proprio non se lo immagina neanche. Io mi ricordo un ragazzo mio coetaneo, quindi quasi 30 anni, che un giorno mi disse che nella sua regione d'Italia, lì le mucche fanno sempre il latte. Lui era veramente convinto che le mucche lì, in quella regione, forse boh, quella razza, non lo so, le mucche che vivono lì, fanno sempre il latte, dei mammiferi. Cioè lui era veramente convinto che quei mammiferi facessero sempre il latte senza bisogno di partorire un cucciolo. E mi ricordo un'altra volta una signora a un banchetto informativo nella mia città, che avrà avuto circa 40 anni, che mi raccontò che quando era bambina viveva in campagna con la famiglia e loro avevano le mucche e vendevano il latte. E mi disse, mi sta raccontando una bugia, perché io ero sempre nelle stalle con quelle mucche a giocarci, non ho mai visto un vitello. Ma non è possibile, signora, sono mammiferi, è come se dicesse che un cane produce sempre latte, è come se dicesse che io o lei producessimo sempre latte. Io dico, i mammiferi quando è che producono latte? E lei era così, che si creò questo momento lunghissimo di silenzio, perché non sapeva veramente cosa dire, no? Perché si rendeva conto che era la verità quella che le stavo dicendo, ma comunque non voleva accettarla. I suoi genitori non le volevano dire che quei vitelli poi li vendevano e poi venivano uccisi. Non glielo volevano dire, era una bambina. E lei è arrivata a 40 anni pensando che le mucche che vivevano nella sua casa in campagna facessero sempre latte, ignorando, nonostante ce l'avesse davanti agli occhi, la realtà dell'industria del latte. E vi ho raccontato soltanto questi due episodi, ma potrei andare avanti per delle ore. La gente non fa che ripetere come un mantra maledetto infinito, vegetariano ancora, quello lo capisco, ma vegano proprio no. Vegano proprio è un estremismo che non capisco. E le persone che dicono, che mi dicono, che mi scrivono questa cosa, quanti vegetariani me lo scrivono da quando esiste il canale, quanti vegetariani me lo dicono nella mia vita di tutti i giorni, lo dicono perché non sanno niente di questa realtà. Perché se sapessero che l'industria del latte è identica a quella della carne, che è strettamente correlata a quella della carne, non direbbero mai vegano, non capisco. Perché non lo sanno. La gente non conosce l'inferno di vita che vivono le mucche sfruttate per il latte. Non sanno che vengono inseminate artificialmente di anno in anno affinché abbiano sempre il latte, affinché producano sempre il latte. Non sanno cosa succede ai cuccioli che vengono partoriti, non sanno che fine fanno i vitelli, maschi e femmine. E nessuno sa che quando a una mucca viene rubato un cucciolo, viene rubato un vitello, piange disperata per giorni e giorni. Chiedetelo agli allevatori, chiedete a chi alleva mucche per vendere il loro latte, chiedeteglielo, perché vi confermerà questa storia, perché a me l'hanno raccontata degli allevatori. La gente non sa che le mucche e i vitelli, maschi o femmine, tutti finiscono al mattatoio. Chi prima, chi dopo. Tutti gli animali che vengono sfruttati nell'industria del latte vengono tutti uccisi. E siccome per tutta la vita ci propinano questo schifo di immagine, che io ce n'ho fin qua, c'ho il vomito di questa immagine, di queste mucche che cantano e ballano nei monti insieme ai vitelli e regalano il latte felici, siccome è questa la realtà che la gente immagina quando si parla di latte e formaggi, capite bene che non possiamo assolutamente limitarci a parlare soltanto di cucina, ricette e alternative vegetali. Alla nostra lista di squisiti formaggi vegan dobbiamo anche affiancare la motivazione etica che ci spinge a seguire un profondo principio morale. Perché non si parla di aperitivi e pizzerie.
qui si parla di giustizia. Qui è una questione di vita o di morte, nel senso letterale del termine. Il motivo per cui sostituiamo latte e formaggi con squisite alternative vegetali è che vogliamo sostituire allevamenti e mattatoi con stupende realtà alternative, lavorative e non. Questo è tutto ragazzi, spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Naturalmente nel box qui sotto vi metto tutte le mie alternative vegetali preferite e se pensate che questo video possa essere utile a qualcuno, condividetelo. Vi mando un bacio gigantesco, con affetto, ora e per sempre, vegan.